Antonio Gagliardi, ex procuratore capo di Avellino a cavallo del terremoto del 23 novembre del 1980, nonostante i suoi 93 anni, ricorda nitidamente, come in una pellicola di un film in bianco e nero mai riavvolta, la cronaca degli anni di piombo in Irpinia. Per riabbracciarlo in città ci sono i suoi collaboratori dell'epoca, Palazzo di Giustizia, ma farlo emozionare, soprattutto l'affetto della gente comune. Comunque Avellino per me resta la mia patria. Io sono avellinese, anche senza essere nato ad Avellino. Gagliardi è chi lo invita a rievocare i tentativi di pressione da parte dei poteri forti nella sua attività di indagine. Precisa che preferisce parlare in astratto e ovviamente non passa inosservata la sua distinzione tra piccoli e grandi. Io ho amato la gente semplice, la gente, non i grandi, ma i piccoli di Avellino. Erano persone sincere, persone che mi apprezzavano e mi rispettavano anche quando i grandi mi respingevano. Dopo il terremoto dell'80, insieme ai sostituti, ci battemmo contro una camorra di grosso livello che si era impadronita del territorio e puntava a mettere le mani su fondi destinati alla ricostruzione, ricorda il giudice. Una battaglia per la legalità di cui il mio corpo porta i segni. Il riferimento è all'attentato del 13 settembre dell'82, quando l'auto, con a bordo Gagliardi, l'autista eroe Stefano Montuori, venne crivellata da centinaia di colpi d'arma da fuoco. Riuscimmo allora a fermare questa pericolosissima organizzazione malavitosa che certamente avrebbe posto le mani sulla ricostruzione. Lo impedimmo, io purtroppo con il mio corpo, perché fu proprio questa organizzazione che mi tese un agguato mortale, dal quale solo il caso e ho la fortuna o una protezione divina mi salvò la vita. Gagliardi, dunque, il procuratore di ferro che fece tremare i polsi a un'intera provincia. La sua memoria forse fa ancora paura a qualcuno. Ad Avellino è stato sostituto procuratore dal 1974 a fine anni 80, inchieste e indagini che hanno animato una tenace battaglia per la legalità. Ma dietro la scia di sangue, dietro la catena di affari sporchi firmati dalla nuova camorra organizzata, ci sono forse degli interrogativi che dopo 50 anni sono rimasti sospesi. Il rebus mai risolto, il sospetto di Gagliardi. Era una camorra che io non so se aveva qualche libertà di ingresso su questo territorio, perché era una camorra che si comportava con una spavalderia e una sicurezza che fa sospettare un retroterra che forse non è mai apparso.